Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Papa Panorama 2022. Ok, andiamo. Benvenuto alla nuova puntata. Abbiamo ospite un cantautore. Panorama. E a questo punto la prima domanda che sorge spontanea: come mai la scelta di Panorama? Forse stavi vedendo un paesaggio, un bel panorama, e ti sei dato un nome Panorama, oppure è nato per caso questo nome? Allora, la natura del nome nasce dal fatto di non volermi vivere la questione musica, la mia passione, e con troppa pressione o con qualche peso di troppo. E allora diciamo che la mia visione è stata cercare di vivermi il mio percorso come vedendolo dal finestrino di un'auto mentre sono in viaggio, no? E quindi da qui panorama, immaginandomi sempre un panorama diverso e ogni volta che mi sposto, ogni volta che faccio una nuova canzone, cercando sempre di creare un immaginario nuovo. E quindi ecco, Panorama nasce un po' da questo, dalla voglia di vivermi serenamente, come se fossi sempre in viaggio, tutta la mia carriera musicale, tutto quello che lo circonda, insomma. E a questo punto io partirei subito del nuovo disco, il nuovo singolo, il primo singolo di debutto. E possiamo dire un punto zero di partenza? Sì, il caso ha voluto che la canzone si chiamasse proprio Zero e che per me fosse la prima traccia con cui mi presento. E Zero parte come punto di partenza, ma parla un po' anche di come mi sono sentito in questo periodo che è coinciso poi con la scrittura del brano, la produzione della traccia in genere. In cui sono stato un po' schiacciato dal lavoro, da tutte le responsabilità che ci sono quando si diventa grande, perché poi io alla fine ho solo 25 anni. Quindi racconta un po' come mi sono sentito in quel periodo, nonostante magari abbia raggiunto dei buoni obiettivi, abbia fatto il mio studio. Sia riuscito a approfondire sempre di più sia con la scrittura, sia con la produzione, sia il mix, il master, insomma. Continuo, purtroppo, voglio dire, a sentirmi zero, nel senso che poi ci si affida sempre a dei feedback e dei risultati, non sempre sono soddisfacenti, no? E quindi ecco, Zero è un po' il riassunto di tutte queste cose che sono successe nell'ultimo anno per me. A questo punto, nella realizzazione dei tuoi testi, perché poi stai scrivendo, comunque stai continuando a lavorare, nascono prima le parole, nasce un beat, un riff, oppure casualmente nascono insieme? Allora, non ho proprio una metodologia fissa. Nel senso che spesso mi capita di partire da un beat, ho una mezza giornata libera, approccio con un beat, ma robe semplici, c'è cioè anche solo da quattro accordi in croce su un pianoforte, e da lì magari poi in base al mood, all'atmosfera che mi si crea, riesco ad esprimere velocemente tramite le parole magari quello che ho vissuto in quel periodo, in quel momento. Adesso diciamo che sto cercando un attimo di essere un pochino più produttivo, quindi parte spesso tutto da un beat che magari ho già fatto in precedenza, oppure basi prese da YouTube semplicemente per comodità, oppure ho sentito la cosa che mi piace e il mood è quello giusto, parto scrivendo solitamente il ritornello, che è la colonna portante della traccia. Da lì mi si crea una tematica di fondo che io poi voglio andare ad approfondire, da lì creo strofe, bridge e quant'altro.
però ecco, non ho proprio una metodologia fissa, sono abbastanza wild sotto questo punto di vista. A volte scrivo, a volte faccio un beat, a volte semplicemente registro al microfono. Fortunatamente a volte riesco a portare a termine quello che inizio, come è stato zero. In questo caso, nella copertina che hai messo di zero, in realtà c'è una roulette. In fondo, rappresenti forse mettersi in gioco oppure indovinare il numero giusto. Indovinare il numero giusto, se dovessimo basarci sulle percentuali che racconta la roulette, sarebbe un salto nel vuoto. La interpreto più come mettersi in gioco, voler essere disposti a rischiare. Magari una volta riesco a fare jackpot, un'altra volta riesco a mettere in cascina solo poche risorse. Però diciamo che da qui, da quando poi ho scritto zero fino a quando adesso è uscita finalmente, sono riuscito un po' a scrollarmi di dosso tutte le paure e preoccupazioni che ci sono dietro la creazione di un progetto artistico e rischiare senza problemi, senza remore, paure di giudizi o quant'altro, ecco. Qual è stata la tua sensazione che hai provato? Manu, qui alla fine sei riuscito a ottenere il risultato che stavamo ascoltando e finalmente che poi lo senti realmente e poi l'hai diffuso alla gente. Sì, diciamo che per me è super importante che le mie canzoni siano emotive, nel senso magari a discapito di una comunicazione un pochino più semplice, magari con parole meno complesse, magari avrei possibilità di ampliarmi un po' di più. Però diciamo che come punto di partenza sono molto contento comunque del fatto che sia la produzione che la voce, che insomma tutto il progetto in sé, sia uscito con questa intensità, nel senso sia sonora, ma comunque anche emozionale. E insomma, quando ho avuto il primo ascolto io, perché poi la traccia nasce da, la scrittura che è stata fatta su una base prettamente rap, che poi dopo è stata riprodotta in questa chiave un pochino più pop, è stato un bel colpo, nel senso è sempre stato il mio obiettivo quello di miscelare più voci con più ottave, per quanto riguarda il ritornello, ma anche l'uso delle doppie, e quindi diciamo che adesso mi sto spostando in questo genere qua, comunque dove ci sono un bel po' di voci che si sommano, e alcune virgole della mia voce che cerco di renderle il più emotivo possibile, però sempre in maniera spontanea. Non è, ci tengo a dire che comunque non è una cosa studiata a tavolino o quant'altro, è comunque frutto di spontaneità e tante volte dettato anche dal mio stato emotivo. Quale consiglio ti è stato dato nella realizzazione, ad esempio in questo caso il brano, ma poi successivi brani che ti porterai dietro, che ti ha anche fatto modificare un pochettino il concetto della visione dello stesso brano o dei brani che andranno a fare? Ma uno dei consigli che mi è stato dato principalmente è stato quello magari di cercare di essere un po' più concreto nell'utilizzo delle figure, a discapito magari del mio scrivere sempre un po' troppo astratto, in maniera tale che qualcuno magari possa immedesimarsi più facilmente in quello che la canzone dice. Però comunque mantengo sempre fede a me stesso, nel senso che ogni termine, ogni pausa, ogni cosa che c'è dentro è comunque frutto di quello che ho scritto io e di come è la mia visione della musica. Poi, come ti dicevo prima, il mio background principalmente arriva dal rap. Ovviamente non disprezzo il pop come non disprezzo la musica italiana in generale. Però ecco, ho fatto miliardi di ore di ascolto di musica rap dei miei artisti preferiti, quindi sono amante in genere della metrica, delle rime, o comunque del flow,
rappato. Sto cercando anche di unirlo al cantato, quindi una sorta di pop rap, insomma. Appunto, tu citavi il fatto del pop e rap, molto spesso nel rap si utilizza essere prolissi nelle parole, però a volte si è meglio mettere tante parole oppure come nell'inglese essere un po' più sintetici, un po' più rendere un po' più preciso il concetto che poi si va a rappresentare nella stessa canzone. E dipende un po', secondo me, se si vuole essere mainstream o si vuole essere un po' come si è. È chiaro che nell'economia di vendere in sé sarebbe meglio essere mainstream, però secondo me bisogna un po' mantenere la propria autenticità, nel senso io non voglio perdere la natura che mi ha spinto a scrivere le canzoni nel mio studio, in casa mia, anche se magari poi un giorno, se Dio vorrà, magari mi troverò a scrivere in uno studio più grande con altri, non so, con altri interessi. A me piace essere me anche a discapito del fatto che mi ascoltino uno piuttosto che 100 persone, perché il mio testo è più semplice piuttosto che più complesso. È chiaro che nel processo che adesso sto facendo per comunque dare seguito a questa traccia qua, cercherò anche di essere un pochino più intuitivo a primo ascolto, perché alla fine nel consumismo che c'è adesso anche sotto, anche per quanto riguarda la musica, non si può ignorare il fatto che bisogna co colpire comunque l'ascoltatore a primo ascolto. E penso che comunque Zero abbia raggiunto questo obiettivo. E ci sono artisti a cui nel tempo ti sei portato dietro che poi alla fine involontariamente o anche volontariamente puoi tentare a imitare o comunque a fare un tuo qualcosina che ti è piaciuto? Allora, se devo dirti la mia classifica, che poi chiaramente cambia in base al tempo, agli album che escono periodicamente, al primo posto, che mi ha sempre ispirato tantissimo, ma oltre al fatto della musica, anche per quanto riguarda il personaggio, l'attitudine, anche la sfera imprenditoriale, perché poi anche questo è sicuramente Guè Pequeno. Dai Club Dogo fino a poi quando è diventato solista. Poi a pari merito, però, se devo dare un secondo o un terzo, ti direi Jamie Tights, che ascolto da quando probabilmente lui aveva la mia età, quindi sono quasi 10 anni, che anche lui ha cominciato con il rap crudo, vero, underground. E con il tempo poi è diventato un pochino più, si è avvicinato un po' di più alle chitarre, alle parti cantate abbinate al rap. E ultimo, ma non chiaramente per importanza, è Night, che è un altro rapper di Roma, che invece ha una penna veramente affilata, cioè nel senso le canzoni sono delle vere e proprie poesie, e c'è molto rap, molta tecnica, insomma. Vengo da questa musica qua. A questo punto progetti, oltre a promuovere questo singolo, ci sono altri lavori già in programmazione e poi soprattutto portarlo poi dal vivo. Esatto. Diciamo che adesso sto pensando di staccarmi da quello che è il mio studio, chiaramente, e le piattaforme digitali, valutando un po' il live, perché è imprescindibile e poi credo ti dia una reale misura di come tu stia lavorando. E ovviamente poi come progetti futuri ci sono dei singoli che sono già pronti e resta nel cassetto, ma è socchiuso l'idea di fare comunque un album o quantomeno un EP. Allora, a questo punto, se avessimo dimenticato qualcosa, tu
il nuovo singolo che è uscito, a questo punto, che cosa avremmo dimenticato secondo te? Abbiamo dimenticato. Io penso che ci siamo detti tutto. Poi chiaramente potrei starne a parlare per settimane intere, anche senza nessuno che mi ascoltasse per quanto mi riguarda. Però abbiamo detto più o meno tutto, sia del fatto che sia una canzone comunque emotiva, poi credo sia polivalente perché la trovo sia un pezzo abbastanza motivante, sia un pezzo abbastanza introspettivo, con un ritornello che trovo di impatto, e poi per il resto ci siamo detti tutto. A questo punto noi ti ringraziamo, ti diamo appuntamento alla prossima puntata perché a questo punto ci racconteremo tutti gli altri dischi che usciranno, soprattutto per l'uscita del primo EP o LP, che sarà per noi bello ascoltare. A questo punto ci mancano i tuoi indirizzi dove poterti raggiungere e i saluti finali. Allora, mi potete trovare su Instagram, mi chiamo PaPaPanorama, su Spotify chiaramente, che il nome è solo Panorama, e anche su Facebook Panorama. I saluti finali. Ah, scusatemi. Ciao a tutti ragazzi, grazie per avermi invitato. E vi auguro tante care cose. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Papa Panorama 2022. Ok, andiamo.